Bentrovati amici di Padre Pio TV, nuovo appuntamento con Chiedi a noi diritti e tutela. Apriamo questa settimana con l'avvocato Francesco D'Andria, lo abbiamo conosciuto già un paio di puntate fa, si tratta di un avvocato penalista, esperto in questa materia così delicata. E allora quest'oggi l'avvocato D'Andria ci vuole spiegare cos'è il casellario giudiziario. Ciao, sono Francesco D'Andria e sono un avvocato penalista. Più semplicemente, assicuro la miglior difesa a tutti coloro che stanno vivendo un orrore giudiziario. Oggi parliamo del casellario giudiziale. Il casellario giudiziario è uno schedario istituito presso la Procura della Repubblica di ogni tribunale ordinario della Repubblica Italiana, con lo scopo di raccogliere e conservare gli estratti dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. In questo modo sarà possibile conoscere l'elenco dei precedenti penali e civili di ogni cittadino. Il casellario giudiziale potrà esserti richiesto per motivi di lavoro oppure per concorsi pubblici, ma molte volte a sostituirlo sarà l'autocertificazione, in cui dovrai dichiarare di non essere gravato da reati. Ovviamente, qualora dichiarassi il mendacio, sarai incriminato per il reato di falso. Nel caso in cui avessi qualche dubbio sulla limpidità del tuo passato, tipo una persona che ha minacciato di denunciarti, allora il consiglio che mi sento di darti è di estrarre copia del casellario giudiziale. Inoltre, di fare anche un altro estratto per le ragioni che ti dirò da qui. A poco. A questo punto potrai obiettarmi: caro avvocato, ma io non sono mai entrato in un'aula di giustizia in vita mia, a cosa mi serve fare il casellario? Ed è qui che casca l'asino, perché voglio porti un caso che sovente si verifica nella pratica. Molte persone dichiarano di non aver subito condanne penali, ma non sanno, rullo di tamburi, che sono stati condannati. Sembrerà kafkiano, paradossale, ma ti assicuro che non lo è. Ti faccio un esempio mutuato dalla pratica. Una persona, il signor Rossi, riceve un verbale di identificazione ed elezione di domicilio da parte dell'autorità giudiziaria che lo informa che è indagato per un procedimento penale. Contestualmente gli viene nominato un difensore d'ufficio. La clessidra del tempo passa inesorabile e nel frattempo il signor Rossi cambia vita, disinteressandosi di tutto, compreso quel procedimento. Così decide di andare a vivere in una località esotica, Santo Domingo, Cuba. Dimentica i suoi problemi e dimentica anche quella cartuscella che aveva ricevuto tempo addietro. Dopo il tempo trascorso, decide di ritornare in Italia per riprendere in mano la sua vita. Eppure quel procedimento penale ha fatto il suo corso. Gli atti sono stati recapitati al suo difensore d'ufficio. Il processo si è celebrato. Vi è stata, infine, una sentenza di condanna a 2 anni di reclusione con pena sospesa. Tutto assolutamente legittimo perché la persona era al corrente di quel procedimento. Come vedi, la persona non è linda e pinta come crede di essere e se fosse stata interrogata da un giudice avrebbe detto che il suo casellario giudiziale era nullo. Non sa quindi che è un pregiudicato. Ma poniamo il caso che il signor Rossi sia stato diligente, e cioè si sia ricordato di quella cartuscella e abbia fatto il casellario giudiziale. Quale sarà la dicitura? Condannato ad anni 2 di reclusione con pena sospesa? No, niente affatto. Sul casellario giudiziale vi sarà la dicitura nullo. Cosicché la persona potrà scrivere come nelle fiabe la locuzione felici e contenti? Un momento, ma non stiamo parlando di quel signor Rossi, cioè di quella persona che era stata condannata a 2 anni di reclusione con pena sospesa? Sì, ma c'è un fatto, e cioè che quella persona ha ottenuto il beneficio di legge della non menzione nel casellario giudiziale. Significa che quel precedente non comparirà nel suddetto casellario giudiziale.
Il beneficio della non menzione serve proprio per evitare conseguenze stigmatizzanti del reato. In altre parole, evitare che la persona, qualora dovesse presentarsi per un lavoro, possa essere penalizzato a causa del suo precedente penale. È vero dunque che il reato per il quale è stato condannato non comparirà nel casellario giudiziale, ma comunque, attenzione, esiste. E allora come facciamo a sapere se siamo stati condannati tempo addietro per un reato? Basterà fare, oltre che il casellario giudiziale, anche la visura penale, un altro tipo di certificato ove comparirà vita, morte e miracoli del passato di ciascuno di noi, sotto il profilo penale, ammesso che ve ne sia uno. Questo è molto importante perché il problema sarà ancor più grave e drammatico nel caso in cui quella persona di cui stiamo disquisendo, e cioè il famoso signor Rossi, fosse stata condannata senza la pena sospesa. Sì, perché in tal caso la sentenza sarebbe esecutiva e potrebbero aprirsi le porte del carcere. In questo caso sarà ancora più importante conoscere i trascorsi giudiziali prima di fare il biglietto di ritorno. Se desideri affidarmi il tuo caso giudiziario, chiamami e sarò pronto ad ascoltarti e ad aiutarti, perché io sono Francesco D'Andrea e sono dalla tua parte. Torniamo insieme per aprire la pagina dedicata alla mediazione creditizia. Parliamo ancora di mutui con i consigli di Giulio Curatella. Se la tua abitazione ti sembra vecchia e fatiscente, ne hai le scatole piene e non vedi l'ora di ristrutturarla, oggi scoprirai come trasformare quella che ti sembra la casa della famiglia Adams nell'abitazione che hai sempre sognato. Infatti, oggi parliamo dei mutui per ristrutturazione. Sono Giulio Curatella, consulente creditizio specializzato nei mutui casa. In questo momento voglio fissare subito un punto fermo. Prendi carta e penna e segna subito quali caratteristiche fondamentali deve necessariamente possedere il tuo mutuo per ristrutturazione e come riconoscere la soluzione creditizia davvero perfetta per aiutarti a realizzare un progetto immobiliare di estremo successo. Un mutuo davvero vincente deve avere le seguenti 7 caratteristiche. 1. Deve finanziare fino al 100% del progetto, IVA compresa. 2. Deve essere possibile erogare l'ultima tranche già al 90% dei lavori. 3. La perizia deve considerare il valore prospettico dell'immobile a fine lavori e non solamente quello allo stato attuale. 4. Durante lo stato d'avanzamento dei lavori, gli interessi devono essere calcolati unicamente sugli importi già realmente erogati e la rata deve essere da subito comprensiva della quota capitale e della quota interessi. 5. Le somme vanno erogate dalla banca direttamente sul tuo conto corrente e non all'azienda esecutrice dei lavori. 6. Il mutuo davvero perfetto per ristrutturare casa deve essere senza costi di preammortamento, senza vincoli di ultimare per interi lavori, quindi senza penali per la mancata ultimazione dei lavori. Ovvero deve consentirti di sospendere o fermare i lavori in caso di imprevisti senza l'applicazione di costi extra, interesse, mori o altre penali. 7. Il mutuo per ristrutturazione deve essere sottoscritto senza che ci sia l'obbligo a tuo carico di esibire e saldare anticipatamente le fatture di tasca tua. La terribile verità che voglio svelarti in questo momento è che un'avventura bellissima come quella di ristrutturare casa può trasformarsi in un vero e proprio incubo se non scegli un mutuo davvero perfetto per gestire qualsiasi imprevisto che potrebbe distruggere il tuo progetto. Prima di salutarti, voglio darti un'ultimissima e preziosissima informazione che non troverai da nessun'altra parte. Non prosciugare i tuoi risparmi per la ristrutturazione. Nel budget non includere anche i tuoi risparmi. Piuttosto utilizza il mutuo per finanziare l'intero progetto e tieni da parte i risparmi per gestire ulteriori imprevisti.
dopo aver raccolto tutti i preventivi, inserisci anche tutte le spese accessorie e a questo punto maggiora sempre il budget almeno del 25%, in modo da poter gestire comodamente qualsiasi imprevisto in tutta sicurezza. Tieni presente che se a fine lavori ti saranno avanzate delle somme, la legge Bersani ti consente di estinguere il mutuo anche parzialmente senza l'applicazione di alcuna penale. Voglio farti un esempio pratico. Se ti occorrono 70.000 euro per ristrutturare casa, anche se hai un po' di risparmi da parte, chiedi comunque un mutuo per l'intera cifra. Se poi a fine lavori ti saranno avanzati 5, 6, 7.000 euro, qualsiasi importo, perché non hai toccato i tuoi risparmi, puoi procedere all'estinzione parziale del mutuo e gli interessi ti saranno ricalcolati sulla nuova quota capitale residua. Hai mai sentito parlare della surroga di un mutuo? Guarda questo video se hai un mutuo in corso e vuoi smettere di regalare i tuoi soldi alle banche. Ciao, sono Giulio Curatella, consulente creditizio specializzato nei mutui casa. Oggi voglio parlarti di una straordinaria opportunità che può davvero aiutarti a risparmiare una montagna di soldi surrogando il tuo mutuo. I tassi di interesse sui mutui, infatti, non sono mai stati così bassi e surrogare un mutuo in questo momento è realmente un'opportunità straordinaria. Continua a guardare questo video sulla surroga dei mutui per scoprire come ottenere questo incredibile risultato che può letteralmente cambiarti la vita e aiutare tutta la tua famiglia a vivere meglio. La surroga è una particolare tipologia di mutuo che ti consente di abbassare il tasso di interesse e ottenere migliori condizioni contrattuali. Per prima cosa, in questo momento, devi sapere che per la surroga del mutuo non dovrai pagare il notaio, le spese di istruttoria e non dovrai nemmeno pagare la perizia e le imposte. Tutte queste spese, infatti, saranno totalmente a carico della nuova banca che intende acquisirti come cliente. Per surrogare il mutuo, infatti, è necessario cambiare banca. Lo spirito della surroga, infatti, è quello di proporsi ad una nuova banca per ottenere condizioni migliori dopo aver già dimostrato di aver pagato puntualmente una parte del proprio mutuo. La banca, per acquisirti come cliente, quindi, sarà disposta a sostenere tutti questi costi che normalmente spettano al cliente. Per questo motivo non è facile ottenere questo incredibile risultato senza l'aiuto di un professionista del credito di comprovata esperienza e specializzato proprio nei mutui casa. Vediamo nel dettaglio tutti gli ostacoli che dovrai superare per risparmiare una montagna di soldi attraverso la surroga. Ad esempio, alcune banche non sono disponibili a fare la surroga al di sotto di un certo importo, perché il gioco non vale la candela. Altre banche, per essere sicure di trovarsi realmente davanti ad un ottimo cliente, chiedono che il mutuo da surrogare, cioè da rinegoziare, sia iniziato e pagato puntualmente da almeno un paio d'anni. Altre banche invece, in sede di surroga, non sono disponibili a cambiare la durata del mutuo. Quindi, ad esempio, se ti sono rimasti 20 anni di mutuo, alcune banche non saranno disponibili a portarlo a 25 anni, cosa che invece ti consentirebbe di abbassare ulteriormente la rata. Altre banche, infine, per valutare la richiesta, andranno a verificare le caratteristiche del mutuo originario, la finalità dello stesso e quanto è stata pagata l'abitazione. Quindi potranno decidere di escludere dalla surroga i mutui che, ad esempio, non siano stati fatti per acquisto o il cui importo rispetto al valore dell'immobile non soddisfi determinati parametri. Quando si fa la surroga, alcuni paletti sono imposti dalle banche per una loro legittima scelta commerciale. Altri paletti, invece, sono imposti per legge. Ad esempio, in fase di surroga, una banca può liberamente decidere di eliminare un garante presente nel mutuo originario perché
ritenuto non necessario, come può pure aiutarti a passare da tasso variabile a tasso fisso, ma non può assolutamente cambiare l'immobile già ipotecato. Togliere un garante è una libera scelta della banca. Spostare l'ipoteca su un altro immobile è vietato per legge. Tutte queste regole previste per la surroga vanno a sommarsi a quelle altre regole applicate normalmente da ciascun istituto di credito per qualsiasi altra tipologia di mutuo. Quindi, per deliberare un mutuo di surroga si valuterà il lavoro, il reddito, la presenza di altri finanziamenti in corso, la propensione all'indebitamento, la capacità di risparmio, il valore dell'immobile e tutti gli altri parametri dell'operazione. Quindi, alle normali caratteristiche di valutazione di una qualsiasi richiesta di mutuo, per la surroga ci saranno delle analisi in più da fare. Come vedi, considerando gli importi che la banca dovrà anticipare per acquisirti come cliente e i tassi particolarmente bassi che sono in vigore in questo momento, i margini di guadagno per una banca sono davvero bassi rispetto al rischio dell'operazione sul medio e lungo periodo. Per questo motivo le banche tendono ad abbinare al mutuo di surroga altri prodotti assicurativi e finanziari che vanno a rendere più appetibile l'operazione per l'istituto di credito, ma che allo stesso tempo vanno a ridurre il margine di risparmio a tuo favore e il vantaggio che puoi ottenere con la surroga del mutuo. Generalmente, infatti, insieme alla surroga, le banche propongono con una certa insistenza costosissime ed onerose polizze vita che riducono il risparmio e il vantaggio dell'operazione. Attenzione! È importante, assolutamente importante, fare una polizza vita quando si fa un mutuo, ma è importante trovare una polizza che non sia troppo onerosa, come quella che generalmente propongono le banche insieme al mutuo di surroga. Nonostante tutte queste difficoltà, surrogare un mutuo in questo momento è davvero conveniente, perché puoi risparmiare fino alla metà degli interessi che pesano sul tuo mutuo. Siccome sei una persona sveglia ed intelligente, sai benissimo che non puoi regalare i tuoi soldi a nessuno, tantomeno alle banche. Il sudore della tua fronte, i tuoi sacrifici e i frutti del tuo lavoro non possono andare sprecati. È arrivato il momento di sistemare le cose una volta per tutte e non passare più le notti sveglio a pensare a quelle rate di mutuo da pagare. Sebbene trovare una banca disposta a farti risparmiare surrogando il tuo mutuo può sembrarti particolarmente difficile e complicato, l'aiuto di un consulente creditizio specializzato nei mutui casa può aiutarti davvero a semplificare le cose e raggiungere velocemente questo importante obiettivo. La figura professionale più qualificata in Italia per negoziare un mutuo con una banca è quella del broker, ovvero un consulente creditizio specializzato nei mutui casa che collabora con una società di mediazione creditizia. Attraverso un consulente creditizio puoi confrontare i mutui di tutte le banche in un unico appuntamento, negoziare un mutuo alle condizioni migliori sfruttando il potere contrattuale della società di mediazione creditizia che ogni anno negozia mutui per centinaia di milioni. In questo modo non solo andrai a risparmiare sugli interessi, ma otterrai anche polizze particolarmente economiche e vantaggiose. Inoltre, grazie all'aiuto di un consulente creditizio, è possibile eliminare il conflitto di interesse che si frappone fra le famiglie italiane e gli istituti di credito. A questo punto sta a te la scelta. Puoi continuare a comportarti sempre allo stesso modo ed ottenere sempre gli stessi risultati, oppure puoi iniziare ad agire per migliorare e cambiare le cose rivolgendoti ad un consulente creditizio che ti aiuterà a risparmiare tempo e denaro. Del resto lo sai anche tu, il tempo è denaro. Se hai scelto la seconda possibilità, allora corri subito sul blog www.mutuovincente.com. C'è una miniera d'oro di informazioni gratuite che non aspetta altro che essere saccheggiata da una persona sveglia e intelligente come te. Non vedo l'ora di aiutarti a farti risparmiare un sacco di soldi. Ti aspetto, grazie, ciao e a presto!
E il nostro appuntamento con Chiedi a noi diritti e tutela termina qui. Torneremo come sempre la settimana prossima. Vedete i nostri riferimenti per contattare la redazione e chiedere eventuali informazioni circa le materie che trattiamo all'interno di questo programma. Grazie e alla prossima.